Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo di una lente e di un filtro polarizzatore per il nostro iPhone 11 Pro. Come avrete già visto nel video di unboxing dei prodotti della BitPlay, di cui vi lascio il link qua sopra nelle schede, abbiamo parlato anche di lenti per il nostro telefono smartphone. Andiamo a vedere quindi come funzionano queste lenti e come possiamo andare a migliorare la qualità fotografica del nostro telefono applicando delle lenti di qualità premium. Prima di andare a vedere il contenuto di questa confezione vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ma ora apriamo subito questo box. Vediamo, all'interno è presente una pinza che ci permette di andare a collegare la nostra lente, che poi andremo a vedere successivamente, al nostro telefono. Quindi in questo modo sarà compatibile con qualsiasi modello di telefono, andandola semplicemente a collegare sulla parte della camera in questo modo, e poi andremo ad avvitare quindi la nostra lente al supporto dedicato. In questo modo, con qualsiasi cover, potremo andare a applicare la nostra lente al nostro telefono e sarà funzionante. Ma in realtà tutte queste lenti della BitPlay sono compatibili con le cover della BitPlay, di cui vi lascio il link qua sopra in descrizione. Questa è la cover di cui abbiamo parlato in questo video. Come vediamo, abbiamo la possibilità di attaccare direttamente alla cover con l'attacco a vite la nostra lente, e quindi avremo a disposizione la nostra lente collegata direttamente alla camera, e ovviamente sarà più semplice andarla a utilizzare. Come vi dicevo, in questo video parliamo anche di filtro polarizzatore circolare. Infatti BitPlay realizza anche dei filtri polarizzatori circolari per le nostre lenti, che ci permettono quindi di andare a filtrare la luce per la realizzazione dei nostri video e delle nostre immagini. Questo filtro è compatibile con la nostra lente. Ci basterà quindi separare la membrana in silicone posta sul retro, andare a posizionarla all'interno della lente e quindi andare a posizionare la lente e poi a bloccare il tutto. In questo modo avremo la nostra lente col filtro polarizzatore circolare posto nella parte frontale. La lente che abbiamo montato adesso è una lente HD wide angles. Come al solito vi lascio il link in descrizione di tutti i prodotti, ma adesso vado a farvi vedere un esempio pratico di funzionamento di foto scattate con lente e senza lente, per vedere la qualità di questo prodotto. Andiamo quindi a montare la nostra lente wide direttamente sul telefono. Possiamo utilizzare la clips, come abbiamo detto, ma in questo caso noi utilizziamo la cover. Con la clip abbiamo la possibilità però di montarla anche sulla fotocamera frontale. Ok, abbiamo montato la lente wide direttamente sulla lente dell'iPhone 11 Pro. Iniziamo con la parte di foto. Scatto una foto a 1x con la wide, una foto a 1x senza wide, una foto a 2x con la wide e una foto a 2x senza wide. Lo stesso test andiamo a farlo per il video, quindi siamo a 1x con la lente wide montata. Andiamo a togliere la lente e vado a girare il video al contrario, 1x senza wide. Andiamo a montare di nuovo la lente per quanto riguarda il video sulla 2x, quindi abbiamo uno zoom 2x con wide, quindi vado a togliere nuovamente la lente e vado a girare il 2x senza wide. Ovviamente non è possibile andare a montare queste lenti direttamente sulla ultra grandangolare del nostro iPhone 11 Pro, ma andandole a montare sugli altri due attacchi a 1x e 2x ci permette di andare a espandere ancora di più le capacità del nostro telefono per fare foto e video in viaggio. In un altro video, di cui vi lascio il link qua sopra nelle schede, andiamo a vedere invece la lente tele e a fare le stesse considerazioni. Quindi adesso andiamo a vedere con la lente wide le differenze con una foto scattata senza filtro polarizzatore circolare e invece con. Andiamo quindi a scattare la prima foto senza filtro. In questo caso stiamo riprendendo una finestra con il riflesso. Andiamo a montare il filtro direttamente sulla lente e quindi adesso andiamo a scattare la foto direttamente col filtro. Possiamo andare a girare direttamente il filtro, come vediamo nella parte esterna, per andare a cambiare la polarizzazione e quindi cambiare il riflesso direttamente del vetro. Ovviamente non andremo a togliere completamente il riflesso, ma comunque vedremo la differenza nelle due foto che vedete successivamente.
Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video per aiutarmi a crescere col canale, iscrivervi se non siete ancora iscritti, cliccando anche sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Per questo video con la lente BitPlay è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!